Queste stanze hanno sempre avuto un aspetto lugubre, sempre lugubre, senza un filo d'aria, tristi ed aride come le persone che le abitano. Abitano. Vedete quella parete? Qualche anno fa vi crebbe della mucca. La mia padrona fece come un diavolo affinché le stirpasse al più presto. E queste mie povere mani strofinarono giorno e notte, ma alla fine la tolsi tutta quella robaccia. Robaccia? Credo che lei non potesse soffrire che in questa casa vi fosse qualcosa di vivo. Vivo. Ma questa casa è più viva di quanto lei possa immaginare. Strani aliti di vento aprono le porte. Voci sibilano nel silenzio, disturbando il suo sonno. Ma lei finge di non sentirle. Le scaccia. E più lei le allontana, più loro le danno il tormento. Tormento. Fate silenzio. Forse riusciamo a sentirle. Questa è la casa! Casa! Attenti voi che entrate! Non entrate. Io assisto. Io sono e non sono la casa. Attenti! Non calpestate. La casa ha sempre fame di nuove anime. E le ingoia! Come le onde con la loro spuma. Questa casa assiste ogni giorno sempre alle solite storie. Ma è stanca e si difende a modo suo. Acqua velenosa, cola dai lucernai, minando ogni giorno le nostre menti e oscurando la nostra vista. Io credo che ci odi questa casa. Credo che ci voglia inondare con questo veleno. Con questa spuma bianca che cola dalle pareti, costringendo mani sanguinanti a pulire in ogni istante. Io credo che ci odi a volte questa casa. Casa. Di sera senti dei suoni. Suoni. Poi lamenti. Diventano sussulti. Sussulti. A notte fonda sono urla violente, terrificanti. Terrificanti. Attenti! Attenti. È la voce di chi è già passato, è stufo del ripetersi costante degli eventi. Quelle voci sono ora una sola. Una sola. Attenti! Le ombre nere vi osservano. Sono lì. No. Sono qui vicino. Vicino. Ah, no, sono dietro a voi! Ah, ascolta. Corri innanzi contro il dosso, poi fai un balzo e ne vai oltre. E ti fermi ad ammirare il retro di quel sogno che ti ha sempre fatto scappare. Consapevolezza. 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 Pazzia. Pazzia. No, non abbiate paura. Quella è la voce della madre della mia padrona. Non farebbe del male ad una mosca. Ma è meglio non lasciarla mai sola con sua figlia. Noi siamo quello che hanno voluto che fossimo. E questo lei lo sa. E lo sa anche quella vecchiaccia. Tenete bene a mente queste mie parole. L'essenza della vita, l'energia, il respiro e la forza vitale di questa casa sono le quattro figlie della mia padrona. Quattro caratteri, quattro storie,
quattro diversi tormenti, e anche se lei tenta di rimuoverlo, quattro donne. Lei vorrebbe che io fossi solo una serva, ma io so tutto. Ho mille orecchi, mille occhi, mi accorgo di ogni loro minimo turbamento, di ogni loro pensiero. In fondo le ho viste crescere e per me sono come delle figlie. Forza, venite di là per il funerale. Cercate di essere discreti, silenziosi. E soprattutto non sporcate, che solo il Signore lo sa quanto ho dovuto faticare in questi giorni per non sentire le lamentele di quella figlia. Se fosse morta lei al posto di quel povero uomo di suo marito, forse a quest'ora ci sarebbe una festa. Me li sento nelle denti questi rintocchi. È da più di due ore che suonano queste maledette campane. Sono venuti parroci da tutti i paesi. Sì, qui ci si preoccupa dei parroci e Maddalena sviene in continuazione. Maddalena è svenuta e nessuno se n'è accorto. Neanche quel falco di Bernarda. Maddalena era l'unica che voleva bene a suo padre. Ed è l'unica che sentirà la sua mancanza. Maddalena è la più sensibile delle quattro figlie e l'unica che soffre per la morte di quel povero uomo. Bernarda sarà lieta di questa morte improvvisa. Sarà lieta della morte di nostro padre. Tirati su, Maddalena. Alzati. Se ti vedesse Bernarda ti tirerebbe su per i capelli e ti trascinerebbe per tutta la stanza. Per tutta la stanza? Ti strapperebbe tutti i capelli. Martirio, ricomponiti. Se ti vedesse Bernarda? Sì, e tu con quel panino in mano? Ah, adesso che lei non mangia per lutto dovremmo morire tutte di fame. È una prepotenza. Tiranna, vorrei dire. E ne frego del lutto. Ho aperto il recipiente delle salsicce e dentro questa sera me le mangerò tutte. Si arrabbi pure quanto vuole. Ma sì, va pure a prenderti una manciata di ceci. Oggi non se ne accorgerà di sicuro. Bernarda, dove sei? Non la chiamate! Per carità, non la chiamate! Ma chi è che ha così tanta voglia di chiamare quella strega? Silenzio! Bernarda! Silenzio, arriva!